Nei video precedenti abbiamo parlato di Giovanni di Bicci, Cosimo il Vecchio e Piero il Gottoso, ma della famiglia Medici hanno fatto parte anche molte donne di rilievo e una di queste è sicuramente Lucrezia Tornabuoni, la moglie di Piero, una donna a cui Firenze deve molto. Lucrezia nacque a Firenze il 22 giugno 1427. Era figlia di Francesco di Simone Tornabuoni, membro di un'antica famiglia nobile, e di Nanna Guicciardini, figlia di un'altra potente famiglia locale. Lucrezia ricevette una buona istruzione, divenne intelligente e colta ed era molto abile in matematica e finanza. Era appassionata di letteratura, esperta di retorica e teologia e leggeva molti testi, sia in latino che in greco, oltre a quelli in italiano. A quanto pare però non veniva considerata particolarmente bella. Aveva un incarnato spento, naso lungo e mento sporgente. Tutti gli uomini della famiglia Medici sapevano che i matrimoni erano fondamentali per accrescere prestigio e consolidare alleanze. Fu così che il 3 giugno 1444, all'età di 17 anni, Lucrezia sposò Piero de' Medici, figlio di Cosimo il Vecchio, che era signore di Firenze. Il padre di Lucrezia fu amico e sostenitore di Cosimo, anche durante il suo esilio. La famiglia Tornabuoni, infatti, fece parte della fazione Medicea che aiutò Cosimo a tornare a Firenze dopo l'esilio. Lucrezia portò in dote appena 1200 fiorini, che non erano molti, ma il matrimonio contribuì comunque a suggellare l'alleanza tra le due famiglie. Tra Lucrezia e Piero si creò un buon rapporto e spesso si scrivevano tenere lettere, anche quando erano distanti. Lucrezia divenne anche una buona amica del cognato Giovanni. Fu una madre affettuosa e la coppia ebbe in tutto 6 figli. 2 maschi di nome ignoto, morti poco dopo il parto, 2 femmine, Bianca e Nannina, e i più noti e importanti, Lorenzo e Giuliano. Lucrezia si dimostrò comprensiva, accettando anche la presenza di Maria, probabile figlia illegittima di Piero, anche se per molti storici era anche lei figlia di Lucrezia. La coppia fece in modo che i loro figli avessero buon gusto nella cultura letteraria e nelle belle arti. Vennero affidati a dei tutor e ricevettero una buona educazione in materie come la politica, la contabilità e la filosofia. Tra i loro maestri spiccavano le figure di Gentile De Becchi e Cristoforo Landino. Fu proprio Lucrezia a trasmettere a Lorenzo quella passione per la cultura e la filosofia che fece di lui il Magnifico di Firenze. Ebbe col figlio un legame saldo e lo allevò come un principe. Lucrezia era particolarmente saggia e astuta nelle questioni politiche. Il suocero Cosimo ammirava le sue abilità decisionali. Alla morte di Cosimo nel 1464, Piero assunse il potere, ma la sua gotta lo teneva spesso confinato a letto e così la camera da letto della coppia si trasformò in qualcosa di simile a una corte. Proprio per questo motivo Lucrezia ebbe il compito di gestire diversi affari e fu invitata da altri a portare al marito le loro richieste. Lei si dimostrò efficiente e discreta. Per una donna era insolito viaggiare da sola e incontrare diversi funzionari, perfino il Papa. Le sue opinioni erano di rilievo e molti ne tenevano particolarmente conto. Nel 1450, lei e il marito visitarono Roma per un'udienza con Papa Nicolo V, che diede loro il permesso di costruire un altare nella loro cappella di famiglia. La coppia voleva accrescere la propria influenza fuori Firenze, soprattutto presso le corti romane, e il matrimonio risultava sempre la via più sicura. Nella primavera del 1467, Lucrezia fece di nuovo visita al Papa e si aggirò tra le corti romane cercando una sposa per il figlio Lorenzo. Per migliorare lo stato sociale della famiglia, scelse per il figlio la giovane Clarice Orsini, appartenente a una nobile famiglia romana. Poco dopo i due si sposarono. E così facendo, Lucrezia portò per la prima volta del sangue nobile nella famiglia Medici, oltre a una vantaggiosa alleanza. E la sua politica matrimoniale fu uno degli atti che ebbero maggiore importanza nella storia familiare, poiché le garantì ricchezza e prestigio nei secoli a venire, visto che favorì le carriere ecclesiastiche di alcuni membri, come suo nipote Giovanni, figlio di Lorenzo, che divenne poi Papa Leone X, e Giulio, figlio di Giuliano, che divenne poi Papa Clemente VII. Alla morte di Piero, avvenuta qualche mese dopo, Lucrezia ottenne ulteriore influenza politica come consigliere del figlio Lorenzo, che prese il posto di Piero, e lo affiancò nella complessa gestione della politica familiare.
Anche Lorenzo in seguito ammise che la madre fu il suo più importante consigliere. Durante i suoi soggiorni romani, Lucrezia scrisse numerose lettere che ci sono pervenute, all'interno delle quali traspare la sua mentalità da mercante. Attraverso di esse, inoltre, si conosce la vita mondana e le feste che si svolgevano a Firenze. Lucrezia comprò case, negozi e fattorie a Pisa, Firenze e dintorni. I suoi negozi vennero affittati a diverse imprese e i suoi investimenti nelle comunità contribuirono a diffondere la rete di influenza dei Medici. Lucrezia divenne nota per aver fatto consistenti donazioni ai conventi religiosi e per aver aiutato le vedove e gli orfani. Utilizzò il proprio denaro per fornire doti alle donne di famiglie povere, in modo che potessero sposarsi. Aiutò i membri di varie famiglie a ottenere buone posizioni di lavoro, in chiesa o nel governo. E molti a Firenze le chiedevano favori di vario genere. Anche Lucrezia fu un'importante mecenate. Era vista come la patrona delle arti e degli artisti e amava considerarsi una di loro. Commissionò a Luigi Pulci il Morgante, un famoso poema, e sostenne molti poeti, tra cui Bernardo Bellincioni e Angelo Poliziano. A molti poeti della sua cerchia raccomandava di utilizzare temi cavallereschi. Le istituzioni religiose si affidavano al patrocino di Lucrezia e, a quanto pare, donò molte statue votive della sua famiglia a numerose chiese. Era anche nota per essere devota di Giovanni Battista, patrono di Firenze. Lucrezia scriveva poemi sacri, inni, sonetti, commedie e poesie. Fu la prima donna nella cultura occidentale a occuparsi di biografie di personaggi biblici, in particolare di figure femminili, e scrisse storie sacre dedicate a Ester, Susanna, Tobia, Giovanni Battista e Giuditta. Le sue opere furono in parte scritte per educare ed ispirare i suoi nipoti. Lucrezia Tornabuoni soffriva di artrite ed eczema e morì a Firenze nel marzo 1482, all'età di 54 anni, pochi anni dopo la congiura dei pazzi, che l'aveva vista fermamente schierata accanto al figlio Lorenzo e che aveva causato la morte del figlio Giuliano. Dopo la sua morte, Lorenzo il Magnifico scrisse: «Io resto tanto sconsolato, avendo perduto non solamente la madre, ma l'unico rifugio di molti miei fastidi e sollevamento di molte fatiche».